Auri adesso ha 22 anni ed è una figlia con la quale sono cresciuta. Sono due maternità completamente diverse quelle che ho vissuto, perché una è stata la maternità di una ragazza di 19 anni, ma abbiamo sempre avuto un rapporto simbiotico, perché lei è come se fosse nata consapevole di essere figlia di una ventenne. Ciao! Ciao Michelle! Sono arrivata col gatto di mia figlia perché me lo molla per il weekend. È il tuo nipotino? Mia nipote, Che Saba, bello! Ciao vedi? Saba! Come stai? Molto bene. Hai fatto colazione? No. Scusa, non si può. Hai dei pancake? Magari. Andiamo! Grazie. Dai, vieni. Sei una persona gentile. Michelle, adesso tu sei anche un'imprenditrice, no? Hai creato questo brand di prodotti naturali. Quindi volevo chiederti cos'è Goovy e da cosa è nata quest'idea? Essere un'imprenditrice per me non è tipo un piano B della mia vita, ma è proprio stato un desiderio, cioè creare questo progetto, creare Goovy è stato come approcciare a un nuovo spettacolo teatrale. Innanzitutto è un wellness brand con dentro integratori, prodotti per il corpo, beauty e poi ovviamente anche quelli della casa. Goovy non vuole risolvere la vita alle persone, però ti aiutiamo a vedere cioè, la vedi in una chiave diversa, attraverso la nostra filosofia, che è gioia e soprattutto non è quella ossessione di dover sempre essere perfetti. Tornando alla Michelle della TV, no? Quella che conoscono tutti, direi. Tu sei arrivata in Italia a 17 anni, piena di Sì. sogni e di speranze. Sì. Come hai fatto in così poco tempo in realtà ad affermarti subito nello showbiz italiano? Io volevo fare l'interprete perché ero cresciuta con tre lingue, mia mamma olandese, mio papà è svizzero-tedesco metà francese e sono cresciuta in una scuola tedesca e ti dico una cosa che non ho mai detto a nessuno, so che è da matta, però io volevo fare l'interprete alla NASA. Poi a un certo punto mia mamma mi dà questo shock che a 16 anni si innamora di un italiano e mi dice, io innamoratissima col mio ragazzino in Svizzera, mi dice guarda, ci dobbiamo trasferire in Italia. Io cosa? Sai, a 16 anni che perdi tutte le tue certezze, gli amici, eccetera. E quindi arrivo in Italia, faccio tutto un iter che non ti dico, permesso di soggiorno, tutti i miei studi non erano validi. E io a 16 anni sono finita con i ragazzini di 13 anni in prima liceo. E allora è stata molto brava mia mamma perché mi ha dato 200.000 lire. E ho detto mamma, posso andare a Milano a provare a cercare lavoro? Perché mi dicono tutti qua a Bologna, mi dicevano sempre mo sei bionda, mo sei carina, perché non fai la modella? E allora vado a Milano e provo a fare la modella. E venivo anche trattata come un numero, no? Andavi lì con il tuo book, eri una modellina qualunque, non ti guardavano neanche in faccia, next, e poi era difficile anche lavorare. Quindi quando è iniziato, diciamo, il periodo della televisione, mi si è aperto un mondo. Scusa, il primo è pronto, Che vai. stile, Michelle. Lo so, cara. Inizi la tua carriera in TV nel 96. Diciamo che all'epoca le donne erano considerate diversamente in TV, un po' come le belle statuine o come quelle belle sceme per fare da spalla al comico, no? Quanto è stata dura per te smarcarti da questo cliché? Io avevo voglia di far ridere, ma non mi volevano perché facevo ridere, volevano perché gli piaceva l'idea di avere magari una ragazza che corrispondeva ai cliché dell'epoca per poter anche spogliare, no? Quindi è stata una bella battaglia riuscire ad arrivare ad essere, diciamo, vista come una donna che può anche far sorridere. Invece adesso se guardi oggi la televisione italiana è veramente molto bello perché è quasi tutta in mano alle donne. Non sono perfetti, ma sono fatti con gioia e amore. Perfetto! Vieni, dai, andiamo. La tua è una storia di, diciamo, un successo e realizzazione personale, no?
Ma hai passato anche dei momenti piuttosto bui. Una che mi viene in mente su tutte è il momento in cui sei stata vittima di una setta per anni. Mm-hmm. Quindi io volevo chiederti cosa ricordi di quel periodo e quanto è stato difficile liberarsene. Guarda, io mi ricordo ogni frazione di secondo di quel momento, che è durato 5 anni e non sono pochi, poi soprattutto quando hai tipo 24 anni, perché erano gli anni, non so, più belli da vivere, il momento in cui proprio inizi a diventare una donna. Era tutto un percorso di purificazione di ogni tipo, sai come sono le sette. Loro mi avevano convinta che io sarei morta perché mi avevano ricattato a morte. Però talmente volevo liberarmi da lì che ero pronta a morire, pensa. E quindi è stato, non so, mi è sceso un sasso dal cuore quel giorno, dopo aver messo giù il telefono, avendogli detto io non vi voglio mai più vedere. E da lì sono rinata, e poi sono rinata molto più forte. Ci sono voluti 3 anni di attacchi di panico, di, sai, devi attraversare una consapevolezza, devi perdonarti, t'arrabbi, tu sai, tutto l'iter dopo aver vissuto una violenza, però poi è difficile adesso che mi freghino. Ciao Frida!